si muove la città. Non è vero, ma che sale a con le piazze, i giardini e la gente nei bar. L'argomento del film, la trama del film è l'argomento che tocca, che è un argomento molto caldo in Italia, molto vivo. Lui è uomini sempre, se no si abitua. Una. Ma forte. L'idea quindi di voler fare un film contemporaneo e di non scimmiottare il neorealismo era un'idea molto presente. Passa anche per le musiche e per le scelte così stilistiche e visive. Ascoltando i racconti di mia nonna, della mia bisnonna, io semplicemente li ho immaginati in bianco e nero, forse perché sono italiana, sono cresciuta con i film del neorealismo, nel senso che la nostra cultura cinematografica passa anche molto per quello. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi. Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io, tu sei mia. La coscienza e la consapevolezza di una donna che è ignorante, che non ha mai creduto in se stessa, alla quale è stato insegnato che lei era niente e doveva continuare ad essere niente. Quindi una donna che non ha nessun tipo di struttura per avere una consapevolezza di sé e un rispetto di se stessa. E questa cosa arriva grazie all'amore, per l'istinto di salvare, quando capisce che la vita di sua figlia sta per cadere nello stesso circolo vizioso, a quel punto qualcosa scatta in lei, quindi l'amore può muovere delle cose inaspettate, no? Come anche in questo caso. E dal 20 marzo il mio film C'è ancora domani sarà al Kinepolis. Ci vediamo al Kinepolis. Ciao.